Buongiorno amiche, ben ritrovate in questo video della domenica. Allora, come sapete, mi vedete, sono nel mio nuovo laboratorio e in realtà non ho ancora finito di sistemare, c'è ancora tanto caos, però ci tenevo comunque a fare un piccolo video di chiacchiere qui su YouTube della domenica. Di cosa parliamo? Sistemando naturalmente tutti quanti gli scatoloni dei materiali, insomma, accantonati, acquistati negli anni, sono venute fuori delle scatoline con dei ritrovamenti e quindi ho deciso di fare un video in cui vi mostro i bijou che facevo una volta, quindi sono i ritrovamenti nel baule. Alcuni li avevo veramente dimenticati, altri ne sono stata, come dire, stupita. Ho trovato naturalmente anche una scatola degli incompiuti, quindi ci saranno anche degli altri video probabilmente l'altra settimana. Oggi quindi vi mostrerò dei bijou che facevo una volta, quindi un video creazione un poco diverso e chiacchieriamo e faccio delle riflessioni con voi. Naturalmente per ogni video cerco di dare un senso. Che senso ha mostrare bijou che si facevano una volta quando in realtà si è ormai lontani da quel percorso, no? Però lo condivido perché secondo me chi mi segue, non tutte naturalmente coloro che mi seguono, non tutte quante le creative sono esperte e quindi secondo me anche chi non è esperto va spronato e quindi mostro quello che facevo una volta per far comprendere che alla fine, anche se si parte proprio dall'ABC, come in alcuni dei miei casi, si può anche arrivare a dei risultati soddisfacenti. Naturalmente, questo quando io ho iniziato a realizzare bijou, il mio intento era esclusivamente, ma anche oggi in verità per la stragrande maggioranza, è quello di stare bene. Creare bijou mi dà soddisfazione veder nascere le cose dalle mie mani e quindi lo facevo non con l'idea di dover fare soldi, di vendere, di guadagnare, perché secondo me non è quello l'input iniziale, almeno nel mio caso non lo è stato. E quindi sul mio canale porto, tra virgolette, la mia testimonianza. Quindi se volete iniziare a creare bijou, buttatevi, non vi preoccupate necessariamente del risultato, ma vivetevi il percorso, perché creare è un percorso, è una sorta di meditazione, alchimia, dal forma ad oggetti attraverso strumenti, materiali e le nostre mani e la nostra passione. Quindi questo è il messaggio di oggi. Adesso giro la camera e vi mostro le cose che facevo e devo dire che ho trovato naturalmente chi non comincia dai montaggi, poi c'è stata anche una fase in cui Swarovski, pietre dure, sì, ricordo che Martina era bambina e io andavo a acquistare queste bustine di Swarovski nei negozi della mia zona. Poi ho cominciato a fare un po' di sudace, poi c'è il periodo del wire, veramente mi sono cimentata in tantissime tecniche e devo dire che è stato veramente bello, è stata un'evoluzione. Quindi ritrovare questo, tra virgolette, baule mi ha fatto fare un percorso bello, mi ha fatto ripercorrere le tappe un po' della mia creatività e del mio modo di creare e di essere creativa oggi. Niente ragazze, vi saluto, vi lascio al video, se naturalmente vi fa piacere condividetelo, mettetevi un like e ditemi voi delle tecniche che vedrete quale vi piace di più, insomma, quale vi ispira di più. Ho trovato tante cose, quindi cercherò di fare un video che non sia superiore ai 12 minuti, 13 minuti, perché so poi che l'attenzione cala. Quindi, eventualmente, se non ce la dovessi fare a mostrarvi tutto in questo video, lo vedrete in un video successivo. Casomai, l'altra domenica faremo puntata 2, ritrovamenti nel baule. Vi abbraccio tutte e ti auguro a tutte buona domenica e buona creatività. Ciao! Allora, cominciamo subito da qualcosa di particolare. Allora, vediamo, vediamo, vediamo. Tanti sacchettini. Ok, parto da questi. È venuta la fase di realizzare bijou con le cerniere e con i laccetti e questo è uno dei pezzi rimasti degli orecchini che facevo con le cerniere. Come vedete, ho utilizzato degli elementi in ottone e qui una cerniera.
arrotolata tutta quanta intorno. Oggi oserei dire, allora ero soddisfatta di questi bijou. Devo dire la verità, li indosserei anche oggi, però naturalmente vedo delle pecche. Al di là del retro, in cui vedete, avevo applicato, non lo so che cos'è, una sorta di feltro, non lo so. E poi va bene, vedo una differenza dimensionale tra i due elementi e oltretutto vedo che la girandola gira tutta nello stesso verso. Ecco, quindi dopo anni mi rendo conto che, vedete, le girandoline dovevano essere in sensi opposti. Quindi osservando i bijou di una volta mi rendo conto che sono migliorate e faccio attenzione a tante altre cose. Questo è un semplice. Più che con le cerniere, con questi laccetti che si portavano, c'è stato un periodo in cui si vendevano tantissimo e naturalmente, vabbè, qua molte cose si sono ossidate, come vedete, l'acciaio no, invece alcuni elementi, questo è il motivo per cui dico sempre di utilizzare l'acciaio e questo è un altro bracciale multifilo fatto sempre con questi, insomma, siamo a Nastrini. qualcosa di interessante, non so se è interessante. Mi piaceva realizzare dei grappoli con nastrini, con il filo, questo era il filo in filaperle, e quindi con le pietre dure ed i fili, e questo era un grappolo di pietre dure. Devo dire la verità, il grappolo è ancora molto carino, questa è una collana che tutt'oggi, volendo, si può tranquillamente utilizzare. Sono chips di pasta di turchese, c'è dell'agata bianca. Diciamo che questo è rimasto invariato. Utilizzavo l'argento, quindi vedrete qui che in qualche punto è scurito, ma questo è argento. All'epoca utilizzavo solo argento e laccio anche con le chiusure in argento. Quindi diciamo che questo può essere ancora promosso. Ditemi voi giù nei commenti se lo possiamo promuovere oppure lo dobbiamo bocciare da subito. Ho trovato un'altra collana, ragazze, di queste sono contentissima. Cioè, a volte veramente nelle scatole si fanno dei ritrovamenti. Vedete, c'era il talloncino argento e praticamente questa collana cerco di posizionarla per farla vedere tutta. C'è una grande agata bianca qui in basso, le coppette in argento. Questo è corallo bambù. Questi elementi ricordo quando le ha comprate. Considerate che Martina aveva circa, mia figlia Martina aveva circa 15 anni, quindi cioè, aveva circa 5 anni, quindi sono 15 anni. Questa collana che ho ritrovato a 15 anni ed è in argento con corallo bambù. Agata bianca, queste rondelle faccettate, piccola pasta di corallo. Questa diciamo che è ripulita perché va ripulita, vedete che l'argento si è un po' scurito, però torna come nuova. E quindi questa sono molto contenta. Mi spiace che non ci siano gli orecchini, però lo sapete. Vi mostro anche la fase di uncinetto, sì, perché c'è stata anche una fase in cui mi divertivo a realizzare bijou utilizzando l'uncinetto. E quindi vi mostro questo, che è un primo bracciale realizzato con l'uncinetto. Oggi questo è valido, nel senso che lo farei, lo porterei. Cerco di zoomare un po'. Ok, altrimenti no, non posso muovermi con la camera così appiccicata. Questo probabilmente oggi lo utilizzerei tranquillamente, forse utilizzerei un filato più particolare, però vedete una catena con tutta la lavorazione intorno, questa assolutamente plasticosa, non la utilizzerei più. Quindi questo ha provato il bracciale, ma non ha provata la chiusura. Poi un altro bracciale. Carinissimo, ricordo che c'erano anche gli orecchini, ma nel baule della nonna ho trovato solo il bracciale. Questo approvato estivo, tutto sommato potrei tranquillamente indossarlo anche oggi. La chiusura qui con un cipollottone e questa lavorazione ad onde è molto bella, estiva, secondo me tranquillamente si può portare ancora oggi. Pecca che noto adesso colla dove avevo applicato, vedete, questo piccolo cabochon, la colla ha rilasciato
un po' di residuo e ha colorato, ha fatto venire fuori del colore, però questo si è tenuto bene nel baule e diciamo che funziona ancora bene. Oggi forse utilizzerei colle diverse, ma assolutamente non ricordo la colla che avevo utilizzato allora. Della serie Centrini della nonna, eccoli qua. Sono certa che qua vi strapperò una risata perché sono realmente dei centrini della nonna e io li avevo fatti per orecchini, ma ovviamente nessuno ha osato indossarli. Va bene, ci sono tante imprecisioni, mi rendo conto, ma sono veramente giganti. Io li indosserei della serie Non passiamo inosservate, però insomma mi rendo conto del perché. Non sono neanche inamidati, insomma induriti per bene. Questi probabilmente li utilizzerò per qualche riciclo creativo, quindi bocciati. Promosso sempre è questa collana, questa fatta con l'uncinetto tunisino, è una collana, ma in realtà io l'avevo studiata di una lunghezza tale, vedete, è un tipo di lavorazione che si lavora con l'uncinetto tunisino, che è un uncinetto che ha due teste, perché come vi dicevo sono andata molto a fasi. E quindi mi piaceva l'uncinetto tunisino. Avevo fatto anche altre collane, non so che fine abbiano fatto, e l'avevo studiata la lunghezza per poterla indossare come bracciale. Ecco, come bracciale così etnico, e devo dire che funziona. Funziona molto, vedete? Funziona carino, quindi diciamo che ho ritrovato due bracciali da poter utilizzare. Ecco, sicuramente non li metterò nel mio Etsy shop, diciamola così. Poi ho trovato questo orecchino unico e solo, chissà, altro orecchino all'uncinetto di cui non si è mai trovato il compagno e chissà se mai lo ritroverò, non lo so. Ritrovato anche questo. Dopodiché vado ancora nella scatola, questi ve li mostro chiusi così come sono, perché vi ho detto che non voglio arrivare oltre i 15 minuti. Questi sono degli orecchini cipollotti con le medagliette in acciaio. Vi ricorderete che c'è stato il periodo di medagliette d'acciaio, promossi, bocciati, non lo so, bah, mettiamola così. Poi questo un bracciale rosario terribile con questa croce gigante, però c'è anche il periodo insomma di croci giganti metallare. Vi voglio mostrare giusto qualche altro pezzo e poi continuiamo la prossima volta. Qua ci sono degli orecchini molto semplici e c'è anche una collana. Questa è una collana, vedete, con una perla racchiusa nel wire. Quindi c'è fatto tutto questo elemento intorno. La perla è molto bella e questa diciamo che è super valida. Oggi cambierei decisamente il cordino e metterei una catenina delicata, perché questa a mio avviso, ok, perché questa a mio avviso è carina e si può portare. E poi catene d'acciaio, ma catene d'acciaio per realizzare orecchini. Questi tranquillamente li indosserei, però sono uno stile completamente diverso, insomma, da quello che faccio oggi. Oggi sono più proiettata sui pezzi unici, più lavorati, sull'artigianalità. Questo, per carità, è fatto a mano, ma da qui a dire artigianato, insomma, ce ne passa un pochino. Quindi sono semplicemente delle catene d'acciaio ritagliate, in vari punti e, insomma, fatti degli orecchini. E questi sono gli altri. Ultimissimo pezzo, ultimo pezzo, vado alla pesca questi due ciondoli perché c'è stato il periodo di ciondoli e resine. Questo è un ciondolo e devo dire che questa mi piace ancora. Non so se si riesce a vedere. Cerco di dare un pochino più di luce. Mi piace molto la sfumatura di questo cabochon che avevo fatto io dipingendolo dal retro, mi ricordo. E poi un'altra è questa cabochon con dietro fatta questa sorta di decoupage e indosso.
e messo su questo cassone. Diciamo che questi li possiamo promuovere. Ok, ragazze, vi saluto, ci vediamo per un altro incontro della domenica, perché qui ci sono ancora tante cosine da vedere, da curiosare, ma dovete aspettare la seconda puntata. Ciao!